Allora, ultima trasmissione del 2022 con l'amico Cesare Pluchino, che ha deciso che oggi non si chiamerà Mal Comune, ma si chiamerà Bel Comune. Ben Comune. Ben Comune, anzi, Bene Comune. Così ha detto Cesare Pluchino, quindi oggi, essendo l'ultimo dell'anno, sarà molto dolce, molto tranquillo e non attacca nessuno. È vero Cesare? Sì, è detto così. Promesso. Perfetto. Allora, parliamo del Consiglio Comunale, l'ultimo, perché poi abbiamo fatto un Consiglio Comunale nell'ultima settimana di dicembre, cioè, vuol dire che proprio c'era necessità. Urgenza. Che cosa è successo? Hanno approvato, perché poi abbiamo avuto il sindaco ieri, quindi io ti contrabbatterò alcune cose. Che è successo? Buonasera a te telespettatori, niente, è stato un consiglio del tutto particolare, io ho titolato che praticamente c'è stato la consacrazione degli inciugi di Palazzo, perché praticamente si è verificato che, nonostante il consigliere Iurato, il consigliere Gurrieri e in parte anche il consigliere D'Asta ne hanno detto di tutti i colori, come critiche, come rilievi al piano di spesa, alle politiche del sindaco Cassia, alle sue strategie, però alla fine ci vota il Rubiano. Allora, quale sindaco potrebbe essere più contento di Cassì, certo, quando si ritrova una formazione tale che praticamente l'unico giustificato poteva essere Chiavolo, che in nome della difesa e dell'impegno che l'onorevole De Pasquale ha sempre avuto a Palermo per difendere quest'ultimo milione della legge su Ibla, a un certo punto giustamente dice: ma chi si dà l'anima per recuperare questo milione? E io ci boccio il piano. E allora praticamente l'unico che potrebbe essere giustificato. Su questo. Gli altri, io mi permetto di dire, resto allibito, perché uno che si è espresso come si è espresso gentilmente, in maniera molto civile, educata, moderata, e garbata ed educata, il consigliere Iurato. Ma come tu puoi andare a sedere a trattative per entrare nella sua giunta? Se chisto praticamente... Perché a te risulta che si siede a trattative? Non si siede magari personalmente, io ma la cosa prossima si siede. Al posto suo si siederà. Ma qui però andiamo nella seconda parte di questa... No, vabbè, io sto dicendo... Cioè, Gurrieri ne ha dette di tutti i colori per tutto l'anno, mentre sappiamo che Gurrieri ha tuppuleato un giorno sì, un giorno no, una porta lo sindaco e cose di questo genere. Ma questo signore, alla fine, ne racconta di cotte e di crude e poi dice no, io voto sì. E difatti c'è stata una votazione unanime, 16 presenti con 7 consiglieri di opposizione, perché la maggioranza, quella di una volta, erano solo 9, che praticamente ci gli hanno permesso di aprire la seduta, sono rimasti per tutto il tempo, hanno discusso e hanno approvato e glielo hanno votato. Ora mi permetto di dire, il sindaco Cassì si mostra nervoso per ogni ramoscello della pianta che si agita per un po' di vento, chiede di possibili candidati, chi sono, chi è vero, chi non è vero. Ma persona più felice di lui, che ha questa schiera. Ma tra l'altro lui dice che nel corso di questi anni era partito con un certo numero di consiglieri. Questa è una storia vecchia, acquisiti di più. Questa è una delle sue solite filosofie. No, però questo è uno dei suoi soliti magheggi comunicativi. Vabbè, ma ci sono i numeri. Perché non è che non ci sono. La maggioranza in questo momento è formata solo da 11 persone. Il fatto che all'inizio erano 15, però la Malfa se n'è andata perché ha rotto subito con Ciccio Barone. La Salomone ha rotto sia con Ciccio Barone, sia anzi Occiore, c'è stato un riavvicinamento e cose. Ad Ailardo, se lo il è aspirato, Presidente del Consiglio, se lo è aspirato come Presidente del Consiglio, c'era una largo, fotografie, comunicati, chi sta chi lavoriamo insieme. Ora bisogna vedere se Ailardo ci fa fare l'assessore, o ci fa fare la lista e poi vediamo se ti faccio fare l'assessore, oppure lo lascia in mezzo a una strada. Ilardo di essere lasciato in mezzo a una strada ne ha esperienza, quindi non si preoccuperà tanto. Ma sai, in politica succede. Ilardo, io mi ricordo quando era seduto all'ultima fila, al posto dove oggi si siede Mirabella e cose del genere, sotto l'amministrazione di Pasquale, si alzava difese a tutto campo nei confronti di De Pasquale, dell'amministrazione, delle cose.
e poi restavo senza niente, praticamente. Sono ora, cose che succedono. Poi a Vitale lo hanno convinto, non si sa come, e Vitale da Ciccio Barone è passato nella corrente Cassi Sindaco. Quindi sono rimasti rivellito e mezza sala. Dove i fedelissimi. Dove si finiva la storia. Quindi, sì, tu hai conquistato Ilardo, hai conquistato cose. Poi, dice che come io ho sentito nell'intervista di ieri, mi pare che ha detto ora la Malfa ha garantito la sua presenza, cose del genere, ma la Malfa stura, si agita perché praticamente, se voi vedete le immagini del Consiglio Comunale, l'hanno messa in mezzo d'asta e Gurriere, la vogliono attrarre nella loro corrente abbatiana e praticamente ci serve una figura, dico, mentre sanno che la Malfa capace che può l'elezione sempre 300-400 volte, certo, scuola, 300-400 volte che allora ci interessa le cose. E per ora segue la linea, la strategia dei due, e siccome i due stanno in aula, votano per il sindaco e cose del genere, perché i due hanno l'idea di entrare a far parte della coalizione di Peppe Cassì come centrodestra di Abate, Caputo Cosabir, se Abate Trase, come UDC, come Nuovo DC, come Lista Civica Modicana, dunque è un teatrino tutto da scoprire. Però praticamente, siccome esiste, in questo momento il sindaco, ma il sindaco ne ha bisogno, perché il sindaco in questo momento, se non chiude con Fratelli d'Italia, che in maniera scandalosa e indegna ancora lo sollecita e gli dice subito dopo Capodanno dobbiamo chiudere. No, ma il sindaco ha detto parlerà con tutti. No, quale parlerà con tutti? Fratelli d'Italia, fra le altre cose, nella persona non del semplice coordinatore cittadino, nella persona del parlamentare nazionale Sallemi. Quindi una persona che teoricamente solo che compare dovrebbe già incutere rispetto e timore. Per la carica. Invece Sallemi ci va, a dare la risposta, perché c'è, come ha detto oggi in un'intervista il candidato avvocato Riccardo Scarinà, è paradossale che il primo partito in Italia, un partito di governo, sia messo a elemosinare, per dirlo in siciliano, cotasco una ucca a Cassì, a decirci che ci permetti che ti diamo il sostegno. Cioè, cose paradossali. Però a Ragusa Fratelli d'Italia non è la stessa cosa di altri posti, quindi i numeri parlano. Basta stare che se io forro parlamentare nazionale, se tu forriti di Fratelli d'Italia in questo momento, o sindaco Cassì ci facesse vedere. Prima di tutto perché ci dicesse tu ancora hai dubbi, tu hai dubbi se allearti con me, ora io ti posso che un candidato di centrodestra, redessa, registro, un faccia c'è nano, e che siccome votano un nano praticamente. Va ecco, perché non hanno tanti voti qui. Che il primo partito totale, io vorrei sapere se la Meloni o la Russa che è così bestiale e cose del genere, sanno queste cose. Perché secondo me se uno come la Russa sapesse che però la teoria del sindaco è che naturalmente lui è una espressione di una lista civica e quindi non vuole i partiti che potrebbero essere in qualche modo indicatori di un certo modo di pensare. Ci dicono che è incompetente, che è inesperiente. Il sindaco in questo momento sta facendo un figurone. Certo. Perché aveva appresso a Giorgio Massari, a D'Aste e a cose possibilmente anche da Abate, che Abate non è venuto, poi a Rosa soprattutto. E Abate deve pensare a Morica. Troverebbe. E allora praticamente in questo momento sta facendo un figurone, perché tutti discutono magari con Giovanni Occhipinti di insieme. Dopo poi ci sarà da superare lo scoglio arduo di Maurizio Tummino, che non penso che si piegherà. No, Giovanni Occhipinti è un imprenditore che ha naso sia come imprenditore e anche come politica, quindi bisogna vedere cosa scegliere. Giovanni Occhipinti non ha né naso né imprenditore. No, l'imprenditore è Sosogliere. No, questo l'imprenditore, Giovanni Occhipinti è uno che cerca
una collocazione politica ormai da anni smisurata. Però io gli riconosco un certo... Ma quale si riconosce? Fallito con sbagliato con Fratello d'Italia, con Forza Italia, Pusinino diventerà bellissimo, ora è arrivato qui insieme, ora va appresso ad Abate e cose del genere, ma siccome non c'è... Però li ha smossi un po' di voti. Sì, sempre. Ma Latte Paiata non c'è... No, i voti li hanno smossi Maurizio Tommolo, l'Odesso, Mirabella, perché poi bisogna vedere di ognuno di queste persone che tutti parlano. Ah, ora riproponiamo Cesare Pluchino perché danno pegliamo 500 voti, bisogna vedere. In 5 anni cosa è successo? Nei 5 anni precedenti, di 500 voti a Cesare Pluchino, a Peppe Lodescio, chi glieli ha fatti arrivare? Ci sono persone che oggi, danno ci fanno arrivare i voti, oggi manco si salutano. Motivo per cui queste cose bisogna saperle, non è il caso di dirle in questa sede, ma bisogna saperle. Non è tutto oro quello che certo, lui certo. Cioè, Malfa, danno, prendiamo i suoi voti, perché Ciccio Barone, questo lo so per certo, gli avevano promesso, Ciccio Barone, Peppino Arezzo, gli avevano promesso, tu farai la Presidente del Consiglio. Chiede giustamente, di fronte alla cosa, all'idea di fare la Presidente del Consiglio. Si fece una campagna elettorale alla Stefania Campo, cioè porta a porta, suonava e cose del genere, una campagna elettorale bestiale, e pigliava i voti. Quando vedi... Ora le farà la stessa cosa? Su Iucarro, perché... Allora, Cesare, siccome praticamente, come ti ho detto, oggi siamo buoni. Oggi siamo buoni. Ho parlato bene del sindaco che ci sta facendo un figurone. Che cosa sindaco sta facendo un figurone, come dici tu. D'altra parte, e per chiudere, perché dobbiamo chiudere oggi, è l'ultima trasmissione di questo 2022 come telegiornale. Ecco, però tornando all'intervista di ieri, sindaco, io gli ho detto proprio questo. Cioè, sindaco, tu dici che ha fatto bene, ha fatto tanto. Però per esempio i suoi amici tipo Territorio non sono molto d'accordo su questa cosa. C'è un equivoco di fondo, io ho sentito l'intervista del sindaco, c'è un equivoco di fondo perché Territorio non è che dice, Territorio lamenta che dopo 4 anni e mezzo, è un dato incontrovertibile, non c'è nulla. Territorio non discute le opere che cominciano oggi, perché se oggi comincia il canale di scolo chissà di Piazza Croce, o comincia, è normale che lo comincia ora e lo finirà tra quattro anni. C'è qualcuno però che paventa il discorso, carice, se ancora queste cose oggi debbono cominciare, c'è il rischio che non finiscono manco nei prossimi 5 anni. E allora il problema è che si è dormito, si è fatta filosofia per 4 anni. Siccome sono con la manina corta, hanno aspettato i finanziamenti, visto che davano, cioè, non hanno fatto la voce forte, perché hanno venuto Falcone, Musumeci, si hanno affacciato Robondovic, si hanno affacciato Cristo, però i risultati sono questi. La vallata Santa Domenica, che oggi il sindaco celebra nell'area del City come estensione dei percorsi del Museo Carte, è chiusa, non si ci può trasferire. Il parcheggio di Ibra de Largo San Paolo è chiuso anch'esso per motivi di sicurezza. Questo ecomuseo Carat, al di là della mangiata le turcenune, polloneria di Pasqua e cose, dov'è? Che cosa si è fatto? E che cosa? Allora, tutte queste cose, al castello di Donna Fugata, o parco è nelle stesse condizioni, istanze sono allora, nelle stesse condizioni. Che allora, territorio, abbiamo letto male, territorio no, praticamente. Territorio dice, questa è la situazione, ci sono molte cose in itinere, di cui, per esempio, hanno annunciato Villa Moltesante, io attenzione, io la sono contrario. Queste cose li seguo, c'è il momento che annunciano la concessione del finanziamento, c'è il momento che hanno annunciato nei comunicati stampa il decreto, soldi che addirittura quelli della Villa Moltesante erano già stati stanziati come contributo regionale, poi hanno annullato il contributo regionale e si è passati ai fondi del PNRR. Nel programma elettorale del 2018 si parlava di polo fieristico. Nel programma del PNRR c'è la cosa del polo, 7 milioni per la Villa Moltesante e 7 milioni per la Vallata Santa Domenica, sì, 6, 8, sono 20 milioni, ma non c'è nulla,
Non c'è nulla, però, fra le altre cose. Dice il sindaco queste cose. Fra le altre cose, sì, ma fra le altre cose va a finire come la piazza stazione. Altra citazione di oggi nella questione del City che diventa elemento fondamentale dell'asse piazza stazione via Roma. Ma chi ci dà la piazza stazione? Ma pure la piazza stazione l'abbiamo agghindata, ci misimo due cose a Castagnola e cose del genere. Ma praticamente vuota era e vuota è rimasta. E non c'è nulla. E non c'è nulla, mi permetto di dire, quando la vice sindaco assessore allo sviluppo economico celebra i suoi bandi per i deor, per i chioschi, per chi sta, per chi da, ma dopo c'è da mettere in chiosco a piazza stazione, perché se c'è in chiosco a piazza stazione alle 5 di pomeriggio noi due ci diamo appuntamento e intanto mettiamo, ripetiamo qualche cosa. Cioè, ma no che mi fai il mercato a Via Ramella dove ci sono due stand, una bancarella di frutta e un autobar che vende prodotti alimentari e cose del genere. Cioè le cose bisogna imporle. Bene, chiudiamo questo 2022 e ci sentiamo il prossimo anno, va bene? Perché come abbiamo detto anche col sindaco sarà un anno interessante, ci saranno tante cose da dire. Speriamo noi di poter essere di nuovo su tutta la provincia, addirittura in copertura, e quindi salutiamo quelli di Palermo e quelli di Ragusa, speriamo l'anno prossimo. Io ringrazio Cesare Blochino per il nostro programma, oggi era ben comune e più o meno ci siamo mantenuti. Grazie Cesare. Auguri ai telespettatori e buona serata. Grazie.